da 6 mesi, 7 mesi di inattività, insomma, non vedevo l'ora di ricevere una chiamata. C'è stata questa chiamata dell'Ascoli, l'ho presa al volo, non ho voluto rischiare nulla per farmela scappare, perché al di là della squadra, che è una buona squadra, al di là dell'aver voglia di allenare, mi ha spinto a venire qua, la serietà della società, il centro sportivo. Una bella piazza calda, che a me le piazze calde, insomma, sono sempre piaciute sia da allenatore che da giocatore. Un pubblico importante, dove può diventare, e in casa lo ha dimostrato, un valore aggiunto. E secondo me ci sono tutte le carte in regola, insomma, per fare bene. Quindi ho preso questa avventura con un grande, grande entusiasmo, e vorrei ripagare con i risultati, insomma, la fiducia che mi ha dato la società. L'attativa c'è stata, come è normale che ci sia, e l'attesa nella firma era perché stavamo limando alcune situazioni contrattuali, piccoli dettagli, che era così, ma comunque mi sentivo con il direttore durante la settimana per alcune situazioni del mercato, quindi cose normalissime. È una squadra che ha una rosa di giocatori importanti, dove secondo me per caratteristiche possiamo ricoprire diversi ruoli, da un 4-3-1-2, da un 4-4-2 a volte, si può giocare la difesa a 3, quindi andare a mettere la squadra un pizzico più offensiva con un 3-4-1-2, quello varia in base alla condizione dei miei giocatori, varia in base alla squadra avversaria, può variare in base se si gioca in casa che fuori casa, una strategia che, insomma, con i miei collaboratori vogliamo e adottare. Quello lo vedremo all'inizio della settimana e poi durante la settimana. E questa squadra, ripeto, come ho detto prima, può fare questo, mi può permettere di fare questo, perché ha certi giocatori duttili che possono fare magari sia l'esterno di centrocampo alto che magari la mezzala. Quindi questo è un vantaggio, base a tanti aspetti, certo. Dobbiamo essere una squadra al di là degli attaccanti, perché puoi essere offensivo anche se giochi solo con un attaccante, e puoi essere difensivo se giochi solo anche con quattro attaccanti. Quindi questo dipende dallo spirito di sacrificio anche che mettono gli attaccanti in campo, perché se hai quattro attaccanti e magari tiri un po' di più in porta, ma a ogni azione subisci contropiedi o subisci azioni offensive della squadra avversaria, evidentemente alla fine non vale tanto la pena. Quindi io, come allenatore, sono un allenatore che abbiamo ottenuto risultati giocando con 2 punte sempre. Ma questo poi ce lo dice la partita stessa, ce lo dice la settimana. Non sono uno, insomma, che è sicuramente difensivista, sono un allenatore che prova a vincere tutte le partite. Questo ci provano sicuramente tutti quanti, però un conto è dirlo, un conto è a farlo, nel senso, come mentalità. Poi, ripeto, non sempre riesci a farlo, perché ci stanno avversari, a volte puoi perdere una partita anche, come dicevo prima, subendo pochissimo, e si possono perdere partite, ma se abbiamo una mentalità, un atteggiamento propositivo, aumentano sicuramente le probabilità di vittoria. Una partita delicata, è stata una partita difficile, nel senso che con la settimana che si era passata c'era stato l'esonero, alcuni giocatori erano appena arrivati, alcuni giocatori non stavano benissimo. È stata una partita di grande sacrificio, dove si è sbloccata la partita e quindi si è giocato con un pizzico di tranquillità, però ho visto spirito di sacrificio e voglia da parte di tutti, e colgo l'occasione anche per fare complimenti al mister della Primavera, Bascal, che ha ottenuto questa sua prima vittoria, diciamo, in questo campionato, quindi merito anche a lui.